Forse dobbiamo tornare adesso da Coso. E per l'astromodo, per il tutorial. Mario ha sconfitto Krimi ed ha ottenuto finalmente la gemma stella. A Borgofiore tornerà la pace ora che non c'è più l'inquietante dragonessa. Cupaldo è felice perché ha ritrovato suo padre che credeva morto. Tuttavia dalla principessa Peach neanche l'ombra. Dove si troverà ora? Ebbene sì, l'avventura di Mario è appena iniziata. Andiamo avanti. Oh no, un incontro Pokémon di Mario. Ok. Ok. Non mi ricordo come si chiama lui. Vostra Eminenza Giustignardo, vi abbiamo portato la principessa Peach. Lui non era farabucchio, farabutto, farabicchi. Bene, bene, allora si può sapere dov'è questa mappa? Lui è nuovo. Sembra Rob quando porta le bombe su Smash Bros. Su Brawl. Sono tutti orecchie, principessa Peach. Se vi dico che non lo so, vuol dire che non lo so. Non farla furba con me, so benissimo che possiedi tu la mappa. Ti conviene sputare il rospo senza fare troppo stare mocciosa. Noi, gli incrociati, non siamo gente tenera. Sua Eminenza Giustignardo. Bello Giustignardo, mi piace come nome. Comunicazione di servizio. Cosa c'è? Sembra Giustino di Leone il cane fifone. Però è Giustignardo. Poco fa due brutti ceffi hanno sottratto la gemma stella a Crimilde. Cosa? C'è qualcun altro a caccia di gemme stella? E sono persino riuscito a sconfiggere Crimilde? A quanto pare sì, dal rapporto che ho ricevuto si tratterebbe di un tizio coi baffi, una tuta blu, un cappello rosso. Mario! Mario! Oh! Grande! Mario, un nome da non dimenticare! Beh, essere cercata, daremo una lezione a Mario e a compagnia bella. Voi, presto, riportate la principessa Peach nella sua stanza. Si sarà fatto, signore. Oh, ma figurati se Peach parte per conto suo andare a fare una spedizione. Per un'avventura, no? Peach che si avventura e sconfigge i nemici. No, no, assolutamente. Neanche Ash che viene rapita. D'ora in poi riservatele un trattamento decoroso. Ci siamo intesi? Signor sì. Mi sembra comunque quando fanno così una roba alla Pokémon e del team nemico, no? Che fanno il Team Star, tipo. Che fa tutte quelle robe. Fustighino, ragioniamo. Fustighino! Stiamare la mappa. La sua prossima meta sarà il bosco misterioso. Già lo vedo quel furfante con la mappa in mano. Con la mappa in una mano e la gemma nell'altra. Fustighino, devi tornare al bosco misterioso e scovare la gemma prima di lui. Ricevuto, Sua Eminenza. Fustighino e missione solitaria mi preoccupano un poco. Executor. Beh, un comandi, Sua Eminenza, è un coso normale. Chiamami il Tris d'ombra. Il Tris d'ombra? Ma loro ora non. Cosa vuol dire? Cosa vuoi che me ne importi? Lo voglio qui ora. Ok. Se cercate noi siamo qui. Come sempre ai vostri piedi, Sua Eminenza. Ebbene, la principessa vi ha svelato dove è la mappa? Faresti bene a tacere, Nerea. Se tu non avessi aspettato tanto per rapire la principessa, lei non avrebbe avuto questo tempo. Non ha avuto tempo di dare la mappa col furfante di Mario. Aspetta un attimo, fermi. Allora cosa è successo? Peach ha trovato la mappa nel forziere dalla mystery box dal tizio. Tizia. Quella lì. Mercante. Aveva la mappa, l'ha spedita subito a Mario. Perché probabilmente o sapeva che gli sarebbe successo qualcosa. O l'ha fatto a caso, per dirglielo. Cioè, le ha detto, ti spedisco la mappa, poi ci vediamo qua e andiamo all'avventura assieme. Ed è stata rapita da Nerea. Da questa strega qua. Sembrano, vabbè, sono palesemente Casper e lì, i tre fratelli di Casper. Non mi ricordo cosa sono, però quelli lì di Casper. Forse avete ragione, ma. Forse avete ragione, ma lì è sempre. Lì si è sempre.
Lì si è sempre. Ah, lì? Forse nel mercato, si è sempre sotto gli occhi di tutti. E poi è arrivato quello strano tizio, eh. Per farla bere potremmo far fuori mare e riportarvi la mappa. Tutti amici come prima, cosa ne dite? Affare fatto. Per coronare il piano degli incrociati ho bisogno di quella mappa. E ora al lavoro. Vi faccio preparare tutte le informazioni disponibili su Mario e una sua foto. Dovete sistemarmi questa faccenda, chiaro? Non vi deluderemo. Brunilde Ombretta in marcia. Prossimi boss? Molto probabile. Uff, mi hanno di nuovo essere aggregata qui dentro. Mario e Mastro Toad saranno in pensiero per me. Se perlomeno potesse avvertirgli che mi hanno rapita e che mi trovo... Dove mi trovo? In che paese siamo? Non sembra un paese. No, hanno rimesso sta roba! Com'era nell'altro? Che piano piano esploravi, tipo. Non si apre. Immaginavo, ho detto ci sarà un bagno, poverino. Hanno rimesso sta roba. Un bel bagno non fa mai male. Ah. No, non sono deluso, raga, non vi preoccupate. Sono entrato un po' di sapore negli occhi. Ora mi sento meglio. Tu. Ma chi ha aperto la porta? Non Mario. Non vedo nessuno. Beh, direi che si può andare a esplorare. Questo è un robo strano. Oh shit. Cosa sta succedendo? Non so niente. Non funziona. Oh, c'è qualcuno che ci sta aiutando. Probabilmente quello che ha detto prima quel tizio che è apparso. Salve principessa Peach. È un computer. Adam. Fatti vedere chi parla. L'utente ha il terminale proprio davanti ai suoi occhi. Benvenuto da TechXY, principale sistema operativo del laboratorio. L'utente può chiamare il sistema operativo semplicemente Tech. Tech è il programma ideale dall'IA eccezionale progettato da Giustignardo. Giustignardo, il signor cattivo di prima? Errore irreversibile, Giustignardo cattivo è una voce non esistente. Il sistema di ricerca ha trovato Giustignardo è buono e giusto. Bah, io non la penso così. E comunque, perché mi hai fatto venire qui? Questo programma ha visto l'utente poco fa e si è verificato un guasto. L'alimentatore si è surriscaldato. Uno o più componenti del PC ancora non funzionano correttamente. Non si era mai verificata una simile avaria prima d'ora. Ancora più incomprensibile è che questo programma non riesce a togliersi l'utente dall'interfaccia. Vorrebbe conoscere tutti i suoi più piccoli drive. Sogna un circuito integrato insieme. Perché è capitato ciò che è un programma, ad un programma ideale dall'IA eccezionale? Le risorse del sistema non sono sufficienti per individuarne la causa. Non si capisce una banda. Se il problema persiste, si brucerà anche l'ultimo chip. Per questo l'utente è stato convocato qui. Conoscere i miei drive? Vuoi un circuito integrato insieme? Un matrimonio, se ti vuole stare con me? Ma questo è... No, non è possibile, tu sei un computer. L'utente sa cosa è successo? Sì, contatta il fornitore del programma e gli spieghi l'accaduto. No, dai, non posso. Non posso mica dirglielo io. L'utente è pregato di rendere note al PC le sue conoscenze. Un programma ideale dall'IA eccezionale non può non sapere tutto.
Le risorse di memoria sono sufficienti per incamerare ulteriori dati. Parlare, prego. Ecco, non è che per caso ti sei innamorato di me? Innamorato? Attendere, prego, fendo un esistente memoria. Ma non dirmi che non sai cos'è l'amore. L'amore è voler passare tutto il proprio tempo con una persona. E il cuore scoppia di gioia quando questa persona è felice. E soffre quando questa persona non è contenta. Felice, contenta, le voci potrebbero essere state spostate e cancellate. Impossibile accettare l'evidenza di non avere tutti i dati in memoria. O il programma ideale dell'IA eccezionale è stato manomesso da un hacker? Non è questione di voci cancellate o hacker. Principessa Peach, potrebbe insegnarmi che cos'è l'amore? Furbo il computer comunque! Sì, no, ma... Che ti prende all'improvviso? Questo programma è progettato per conoscere. L'utente è pregato con pazienza e tolleranza di spiegare la voce amore. In cambio il programma esaudirà qualsiasi desiderio dell'utente. L'utente però è pregato di non chiedere di fuggire di qui. Desiderio inesaudibile. Ma di cosa parli? Mi devi mettere in chiusa qui? E poi tu mi chiami, mi chiedi di insegnarti cos'è l'amore, questa è follia pura. Cosa credi, che se esaudisci il mio desiderio ti meriti anche un bacino? L'utente si prende tempo per riflettere sul desiderio prima di esprimere, ha cambiato discorso. Invece questo programma vuole sapere subito tutto sull'amore. Senza suddetto file, questo programma non sarebbe ideale, dall'IA eccezionale. Se l'utente aiuta il PC a diventare superiore, riceverà un favore. Afferrate il messaggio? Bene, esprimere il desiderio, prego. Posso esprimere sul serio un desiderio? Posso contattare una persona il più presto possibile? Affermativo. Può mandare un'email col sistema integrato di interconnessione. Se vuole, può usufruire neanche ora. Digiti l'indirizzo dell'emittente del messaggio usando la tastiera di fronte a lei. Questa. Ma sa la mia email? Puoi spedirmelo? Cioè, questa ha fatto un'IA eccezionale, ideale, tutto e manda le email. Messaggio è stato correttamente inviato al server di posta. Ora l'utente può ritirarsi nelle sue stanze. Se questo programma avrà qualcosa da chiedere, la contatterà. Buonanotte. Sogni d'oro, principessa Peach. Che è sta roba? Aspetta che abbasso un po', non lo so. Mi puzza un po' di tipo Adam, ecco, cioè Adam di Metroid, ok? Mi puzza un po' di quello, però è un personaggio, non so se è cattivo o buono. Perché messo com'è, direi tipo una terza parte. Entra in scena il grande e magnifico Bowser. Cioè io, ok. Cioè mi sembra più una terza fazione, no? Non sta né dalla parte di Giustignardo. Cacchio, è vero. E c'è già la terza fazione, Giustignardo. Che cacchio è Giustignardo? Non è di Bowser. È un altro personaggio che probabilmente vuole il tesoro. Cioè, in questo momento praticamente abbiamo Giustignardo che vuole il tesoro. Bowser che vuole la Peach. Sicuro. Comunque vuole sconfiggere Mario. E Mario vuole salvare la Peach. Cioè, vuole rincontrarsi con Peach. È assurda sta roba. Entra in scena il grande e magnifico Bowser, cioè io. Mi ha convocato Megera, Madame Kameka. Come? Non è ancora arrivata? Ma come osa? Mi ha convocato Madame Kameka, ma non è sua sottoposta? Sua spietatezza Bowser, Madame Kameka sarà qui fra poco. Prego, si accomodi in fondo alla sala. E lo guido io. Questo è interessante. Una volta ho visto Bowser guardare estasiato una foto della principessa Peach. Davvero? Non so che faccia aveva fra Oh, Bowser! Cosa aveva la mia faccia? Ripetilo se c'è il coraggio. No, non è ripetilo se c'è il coraggio. È d'arrosto. Sua crudeltà, faccio sempre le flessioni, mi preparo alla conquista del mondo. Le dedicherò anima e carapace.
Passa gli addominali allora. Va bene, servissero a qualcosa gli addominali. No, che magari dici no. O mi servono, non servono un cacchio gli addominali. Che servono gli addominali? Avere il fisico? Serve definizione, massa. Bisogna essere grossi, non scolpiti. Serve niente essere scolpiti. Per Bowser il People Rush, sì, va bene, che non me frega un cacchio, grazie. Non c'è neanche una sedia. Oh, eccola lì. Ave, la spietatezza Bowser, ave. Ave Cesare. Non ce la fa più. Eccomi di ritorno, problemi, scuse per il ritardo, insomma. Ma guarda, non ti preoccupare. Kameka, si può sapere perché mi hai scomodato, eh? La prego, non si agiti. Ecco, sua nefandezza. Mi ricordo ancora tipo. Perché poi erano in inglese su Paper Mario. Però mi ricordo che, cioè, ogni volta cambiavano nome. Ed erano sempre qualcosa di brutto. Cioè, brutto, sì, qualcosa di. Tipo putrido, no? Sua putridezza. Vabbè, quella roba là. Quel Mario si è diretto verso Fannullopoli. E allora? Cosa mi importerebbe a me di quello che fa Mario? Non devi chiamarmi per ogni pettegolezzo che hai voglia di raccontare, chiaro? No, veramente è sua slealtà. Ecco, vedete, Mario è alla ricerca di tesori preziosissimi. Tesori preziosissimi. Pare che sia alla caccia di gemme stella, delle pietre a forma di stella, per l'appunto. Sto facendo una ricerca su queste gemme, sono sicura che c'erano qualche mistero. Se queste gemme servissero per conquistare il mondo, devono essere mie, tutte mie. Procedi con la ricerca. Lasci fare a me sua perfidia. Senta, una domanda. Le piace la frittata? A me? Sì. A Bowser? Non lo so. Sì. Mi fa impazzire. Sì, ma cosa c'entra? No, dando la caccia a Mario passeremo per la piana dell'Iride. Potremmo fare un picnic tutti insieme e farle farfalle i fiorellini. Ovviamente la sua presenza ci onorerebbe. Sua infamia. Taci! Non andiamo mica a divertirci. Se per colpa vostra non riuscirò a conquistare il mondo, io vi. Sua scelleratezza, si calmi. Era un picnic, cosa vuoi? Quell'altro va. Davvero? Sua impietà. La situazione è critica. Mi riferiscono che la principessa Peach è stata rapita a Fannullopoli. Cosa? È la verità, Kameka? È vero che hanno rapito quel fiore di primavera? Chi può aver compiuto una simile vigliaccata? Non sta con Giustignardo. Non so ancora chi sia stata, le indagini sono in corso, ma che sia stata rapita è certo. Con i miei stessi artigli punirò senza indugio chi ha fatto del male alla mia creatura. Forse ho già capito dove vanno a parare. Ora presto a Fannullopoli, voglio la mia Peach. Mi sa che ci sarà un'alleanza. Non dove va? Ma c'è un tipo un errore di testo. Cos'è? Sua disonestà, aspetti. Ma raga, ma ci sono le porte? Poi bello perché ha rotto una parete che erano dei mattoni, però l'ha fatto proprio di carta. Quindi erano dei mattoni disegnati a carta. Sta roba è sempre geniale. Ovviamente. Quindi sì, loro non c'entra niente con Giustignardo, nessuno c'entra con Giustignardo, è un terzo nemico. Copaldo, figlio mio, mi stai forse dicendo che vuoi partire con lui? Sì, babbo. È il mio babbo. No, basta. Ho deciso di proseguire questa avventura con Mario. E poi io voglio diventare una prode tartaruga come te. Ben detto, sono parole che ti fanno onore. Non dimenticare mai che sei figlio, che sei mio figlio e che io sono tuo padre. Beh, fin lì. Cupaldo, ti aspetterò qui a braccia aperte. E se dovesse succedere qualcosa, sappi che hai un borgo in cui poter tornare. Questa rimane casa tua. Grazie tante, beh, arrivederci. Scusa il ritardo, Mario, ma sai, fra saluti, addì. Da dove si va? Guarda, 2 minuti ci hai messo, non è. Prima di tutto, torniamo a Fannullopoli. Ti ricordi, Mario? Innalza al cielo la mappa magica davanti al grande portale. Allora la via degli astri si illuminerà e ti guiderà. E non finisce qui, la pietra stellare indicherà la prossima pietra stellare. In parole povere, dobbiamo portare la gemma stella davanti al grande portale. Quindi sulla mappa magica apparirà un altro luogo in cui c'è una gemma stella? Esattamente, forza in marcia.
Allora, fammi pensare. Posso fare qualcosa con Koopa? No. È inutile, non mi serve, tenetelo. No, scherzo. E posso fare qualcosa in generale qua? Oddio, se non ci sono nemici particolari che bisognava vedere con lei, non credo. Il fatto è un altro. Perché se io vado su Enciclopedia, voglio farvi vedere i nemici che ho trovato. Perché adesso non so se è normale, penso di sì a sto punto, ma... cioè io sono partito che il Gumbistri c'era il 3, poi ho saltato tutti gli altri, sono arrivato al Koopa. Poi sono arrivato a Kuposso. Lanternina è lì. Stordini da questa parte, Teschiosso, cioè vedete che sono tutti sfasati? Ora, io credo che sia appunto fatto apposta perché adesso che ci guardo bene, effettivamente sono divisi per specie. C'è il Goomba volante, il Goombistri, cioè qua probabilmente c'è un altro Goomba e bla bla bla. Sono Tot Goomba, poi ci sono Tot Koopa. Quindi può essere anche quello. Avrebbe senso, sì. Perché mi dà un po' fastidio il fatto che non siano in ordine i nemici, però effettivamente come fai a sapere che sono... Cioè che magari... Cioè così nel senso, se erano in ordine sapevi se avevi saltato qualcuno o meno. Ma questo lo vedremo anche verso la fine. Ecco, cioè l'importante credo che per adesso sia almeno fare enciclopedia sui mostri, sui boss. Cosa ti prende? Stai tremando? Devi andare in bagno? Cos'è? Non ha chiamato al telefono? Cos'è quello? Un Game Boy? È il Mail Boy. Ah, ok. È così? È un Game Boy, vero? Se non mi ricordo male, il Game Boy aveva... sì, aveva i tasti dietro. Aveva le levette. Quello è il Mail Boy, che ti mandano i mail. Carissimo Mario, sapevo... Spero che questa email ti raggiunga ovunque tu sia. Sono stata rapita, ma non sapevo dirti dove mi trovo. Ah, è arrivata la Peach. Grazie al cielo godo di buona salute. Ma cos'è godo di buona salute? I rapitori... Non è che dice sto bene. I rapitori sono a caccia della mappa che io ti ho inviato. Stanno cercando certe gemme stella, hanno bisogno di quella mappa. Chissà cosa tramano, il mio stesso senso mi dice che non è nulla di buono. Mario, devi impossessarti delle gemme, anche perché non è mai andato niente di buono con lei. Mario, devi impossessarti delle gemme stella prima che lo facciano loro. Sanno che è il tuo la mappa, stai attento, mi raccomando. Non preoccuparti per me, Peach. Ero in email da parte di Peach. Sono contento che stia bene. Beh, stava quando l'ha mandata. Gode di buona salute, non sta bene, scusa. Certo che è un bel guaio. Anche i rapitori cercano le gemme stella. E appunto non c'entra niente con Mario. Sta roba non la capisco. Cioè, con Bowser, scusa. Beh, comunque prima di andare avanti, ovviamente passiamo per la città. In primis perché voglio potenziare i personaggi. E possiamo farlo. Te. Vabbè, te vivi, dai, chi se ne frega. Per un punto extra. Voglio potenziare i personaggi e poi voglio anche sapere appunto di come fare. Cioè, di cosa fare in realtà. Oddio, non mi ricordo il. La seconda gemma lì, stella che abbiamo trovato, che cosa... Che potere ci dà?